carissimi, loro qui, voi a casa, benvenuti ad una nuova puntata del Senz'altro Show. In compagnia del trio comico Marco e Pippo. Sì. Marco, Pippo e Gaetano dovrebbe esserci, ma là, non sono vedo. Qua, sono qua, sono qua, ragazzi. Perché? Sto studiando delle serie TV degli anni 90 che mi piacciono tantissimo, Baywatch, Friends. Adesso? Sì, sì, Buffy, l'ammazza vampiri. Sì, sì, no, ma non venire qua a presentare a puntata. Sta là, tranquillo. No, ragazzi, mi sto preparando perché quest'estate è prepotente ritorno degli anni 90, non solo nel look. Per cui ma chi se ne frega? Ma come chi se ne frega, ragazzi? I mitici anni 90, cioè ti ricordi? Chi si ricorda questa? I mitici anni 90, cioè ti ricordi? Niente smartphone, niente tablet, niente navigatori satellitari. Cioè. Beh, in effetti era bello andare in giro con le cartine. Sì, era bello girare con le cartine e anche girare e cartine. Vabbè, no, era bello, però non è mai passata di moda. Ma comunque, ragazzi, vi ricordate le cabine del telefono? Andavi lì con una vagonata di gettoni, mettevi tutti i gettoni, a metà telefonata cadeva la linea, veniva su tutti i gettoni, pareva una slot machine de Canoghera. Questo è vero, è vero. Però comunque le serie erano fatte veramente bene. E poi che belle. Le bellezze degli anni 90. Dai, dai, Rachel, Friends. Jennifer Aniston. Allora, bella, bella, ma non la numero uno. E ora Pamela Anderson ti piaceva te. Bellissima, ma non la numero uno. Tata Francesca, che aveva quel suo perché. Sì, ma non la numero uno. Dai, Tosi. Daisy Luke. Bellissima. Poi Luke e cugina. Tosi, è numero uno, indiscutibile. È signora Fletcher. Cioè, la più bella degli anni 90, signora Fletcher. O istendeva tutti, Sì, perché moriva ogni puntata. Questo è vero. Anche noi abbiamo la nostra Friends Veneta, si chiama Coinquilinità. Oh. Vai! Sono contento che ti piace tanto la PlayStation che mi regala a mia nonna con i suoi risparmi. Magari facciamo anche una partita insieme. Ora, allora, quando vuoi, io gioco, tu ti mi guardi. Ok. Semplice. Ma noi era anche per fare qualcosa insieme, conoscersi un po' meglio, approfondire la nostra amicizia. Cosa? La nostra coinquilinità. Bravo, bravo, sciolto così, coinquilinità, molto semplice. Sì, sì, sì. Ma se avere un po' di più l'uno dell'altro, sì. Magari anche... Esempio, un sacco di robe che non mi interessa, ma che comunque... Che non ci siamo mai detti, tipo... Non so se ti avevo detto. No. Mi, da piccolo, so stare a più dai UFI. Questo voglio sentirne a tutta. Cioè... Ti sei stato rapito dagli UFI. Uno significa un UFO. Un UFO? Un UFO. Gli ha tanti UFI. Uno si era a casa, un UFO in casa mia. Un UFO? Sì. Quando? Mi ha detto mia mamma, e mi ero piccolo, non mi ricordo, ha detto che era una giornata caldissima d'estate. E ora che c'era AFA. C'era AFA, c'era anche gli UFO. Cioè era un gruppo di UFI, un UFO. Una giornata di AFA, si veniva a casa tua. Mia. Mi ero fuori di giocare a Bayonne, mia mamma di stendere la roba e un UFO mi ha proprio aspirato, mi ha tirato su e mia mamma è una cassavura, cosa ha fatto? Chi ci ha messo? Certo. Pompieri, la polizia, chi ci ha messo? Non ti credi neanche? Ma neanche. Pronto, un UFO ha preso il mio figlio. La giornata di AFA, un UFO ha già fatto. Tua mamma mi aveva detto che c'era un gruppo di UFI, ma uno solo un UFO. Niente credo. Stati che era UFA, signora, mi sta. Certo, e quindi. E se che ora mia mamma scinse a chiamare aiuti temerari a guardare in alto e che attraversa intorno e mi dice. E ha detto, e adesso? E io lì praticamente gli ho detto, se vuole rivedere suo figlio, le dobbiamo prendere un pezzettino del cervello. Sì, sì, a fare i suoi esperimenti, se vuoi sviluppare in altri macchi, in altri pianeti. Questo gruppo di UFI, dopo che ti aspiravo un UFO, una giornata di AFA. Io ho detto, si tocca il cervello, fa ridarmi il mio mia mamma. Mia mamma si sta un po' indecisa. Immagino. Però dopo che ho detto, ok! Era distante. Sì, UFI. Ma ragazzi, sentiva. E l'hanno fatto. E si è tolto un tocchettino del cervello, pare. E se mi non mi ricordo che l'episodio, però secondo me è vero perché ogni tanto mi capita, cioè nel senso che le persone mi... Se siete si accorto che a volte possa sembrare un po' strano. È l'unica spiegazione. Davvero? No! Aspetta, guarda, aspetta un attimo. Sì, aspetta.
Eh sì. Eh sì, anche la VAR conferma, sì. Chisemona dice. Giornata vera. More, ma se vieni gli UFO in cerca di vite intelligenti, te trova ti. Vuoi deludermi? Ma tipo una... sua cultura, una roba su... mi invento me adesso, dai. Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin. Come dico sempre, la cultura è importante. Ciao, un paese senza cultura è come un paese dove che la cultura non c'è. Senza, insomma, la cultura non... Ogni modo vi aspettiamo a una delle date di Finalmente Live, il spettacolo comico di Marco e Pippo, il trio comico che gireranno in tutto il Triveneto. Segnatevi le date! Ciao persone! No, vabbè. È il momento di invitare qui tra noi un beniamino del Senz'altro Show. Lui è l'assessore Ciano Contin. Ciao persone! Ciao, come andiamo? Meravigliosi! Benvenuto, allora, assessore! Guardi. Le putelle di Ciano Contin! Assessore, vale, addirittura il fan club, assessore. È meraviglioso. Vorrei baciarvi tutte, ma purtroppo abbiamo solo 30 secondi, a parte che mi basta e mi avanza. Però... sì, vabbè, lasci stare. Ascolti, assessore, per chi non la conoscesse, ricordiamo che lei è l'assessore Ciano Contin, del movimento politico. Molto buio, Femociaro, perché in questo momento storico, politico, economico, molto buio, è senz'altro importante fare... Ciao! Questa è mia volta. Vabbè, giusto, bello. Assessore, cosa ha preparato per noi? Come sta passando? Allora, guardi, io ho caro venire qua stasera, perché partiamo da una supposta. Allora, Partire da una supposta non è mai bello, cioè da un presupposto, immagino. È estate, in Italia arrivano i turisti, arrivano anche nel nostro comune. Ah, è importante accoglierli come si deve i turisti, no? Che siano essi crucan, i francesini, o altre centaia da fuori dal Triveneto. No. Se lei fa così, crucan, francesini, non è una cosa bella e non mi pare che vanno, sia... Bravo, vanno trattati con rispetto i turisti. Appunto. Qual è il punto però critico della nostra nazione? Qual è? Che non siamo in grado di valorizzare le cose belle che abbiamo, bravo, no? Bravo. Abbiamo talmente tante bellezze e non siamo in grado di valorizzarle. Bravissima, abbastanza. Amico, seguito. La stessa cosa, ma volevo. Per esempio, all'estero invece hanno poco, ma sanno valorizzare. Tipo una volta sono andato in Svizzera, no? Sì. E era cartei per tutti i cantoni. Sai chi è i cantoni? Sì. Con scritta la pietra della Concordia, della Concordia. E ora tutti, sì, curioso, tu vuoi andare a vedere la pietra della Concordia? Se venti un bar, te cati volentieri in la Piera della Concordia. Pare che nel 750 avanti Cristo un re cattolico contro un re non cattolico gli ha fatto la pace su sta Piera. Sì. E ti arrivi pieno di... cattolico nel 750 avanti Cristo. Sappi a me. Sai che mi era sfuggita in effetti, ma mi pare un po' strano. E ora ti arrivi, no, ti aspetti di vedere una marmoeada e così un ruinasso per terra. È simbolico, assessore. Ho capito, è roba più interessante. Vabbè. Luca ama il preside che gli ha scritto italiani che va in gita con saluto. Allora capisci, noi dobbiamo valorizzare il nostro territorio. Bravo, e se non modo? Hai niente da valorizzare, ti devi inventare cosa valorizzare. Ma tipo... come inventare? Non è che inventate. Forse ha fatto qualcosa del genere. Il nostro comune non ha niente, no? E ora seguiamo inventare che da noi risiede l'uomo più alto del mondo. Ma è vero? Ah, credo che sia vero. Abbiamo messo Renzo de Aproloco, io usi uno. 1,70. E abbiamo messo su una teca in comune. E ti vedi sui piedi, o vedi per lungo, non ti vedi? No. Poverino. Sì, tanto... tutto il giorno steso. Sì, tanto steso a casa, steso. Arriva sempre imbriaco. Te che fai un piacere? Metto... Io uso come Biancaneve. Se che era drogata, io uso imbriaco. Va bene. Che possiamo quindi sta Renzo de Aproloco. Io sta là, la gente paga 15 euro e via. Ma vedi, come pagano 15 euro? Abbiamo anche aggiunto a variante quest'anno, che con lui vive anche l'orso più grande del nostro territorio. Ma l'orso. Perché voi avete gli orsi? Ma vai, corriva i putei che diciamo che sei in letargo. Per piacere. Vabbè, se poi sei imbriaco, Renzo, mi pare che l'orso vive con una simmia. Per cui va bene, proseguiamo. Senta, assessore, so che ha anche un'altra sorpresa per noi, ma prima di questa sorpresa andrei con un piccolo break. Senz'altro. Sono Vianeo da Mestre e questo messaggio è per te che ancora non hai preso un biglietto per vedere il trio comico Marco e Pippo con il loro Finalmente Live che girerà tutto il Triveneto.
Coco, ma costi spetti che ti ho porto a casa? Dai, ti davo una staffa così forte che parlarti a seconda con da cercarti con Google Maps? Signora, i biglietti di Marco e Pippo, il trio comico, me verge? Assessore Ciano Contin, è arrivato il momento di svelarci la novità. Pronti tutti? Sì. Cianoland. 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 Cosa applaudite? Il parco di attrazioni che faremo nel nostro comune. Abbiamo buttato basso 2 ettari di boschi secolari. Come? Ma siccome siamo attenti all'ecologia, con lei abbiamo costruito le giostrine. Come sono queste giostre? Ad esempio, l'attrazione meravigliosa, le auto blu. Sono auto blu, tu devi correre velocissimo, riuscire ad andare a fare la spesa e timbrare in comune. Tutto a tempi record. Ma la cosa più meravigliosa è l'ingresso. L'ingresso sarà una bocca gigante di Ciano Contin. Entri attraverso bocca. Vuoi sapere per dove è l'uscita? No, assessore, noi chiudiamo qui la puntata di oggi. Un grande applauso, un ringraziamento al nostro pubblico, al nostro autore Carlo Negri, a Zella Produzione, i tecnici, la redazione, tutti quanti. Ciao a tutti, vi aspetto a Cianoland. Io entro, però non esco. Come che te voi?